Mi manca. I film alla mattina. La cosa più bella era la mattina. Non so, è una cosa proprio. Quello mi manca tantissimo. Mi manca avere un porto sicuro in cui per 10 giorni posso rifugiarmi in tanti bellissimi film e poterli condividere con altre persone che come me fanno parte di questa realtà. Staccare dalla realtà per 10 giorni e mi manca proprio il fatto di alzarmi alla mattina, vai al cinema, mangi qualcosa, poi vai ancora al cinema. La bellezza di incontrare gente, di parlare anche con persone che non parlavano la tua lingua. Mi manca molto questo contatto con la gente, con le persone. Ciò che mi manca soprattutto è avere un luogo, un posto sereno nel quale fare esperienza diretta del cinema e nel quale potermi confrontare con varie generazioni sulle nostre passioni e creare dei legami che tante volte si portano anche nella vita personale. Beh, la sala, vabbè, quello lo davo per assoluto, cioè a me la sala manca comunque anche in questo periodo, perché poi anche vedere i film in sala, io ne vedo anche 4-5 al giorno in sala, ma vederne 4-5 a casa è, non so, mi mette ansia, no, cioè non riesco. Mi manca la conoscenza, mi sono avvicinata a un mondo del cinema molto diverso da quello a cui io ero abituata perché è un cinema di interesse, un cinema europeo, un cinema di ricerca. Quella è una cosa che mi manca moltissimo. Certo, mi manca sentire la gente che o ride o mi manca. E poi, sai, mi manca il silenzio, sapere che, ecco, sapere che tutti stanno guardando quella roba lì e comunque lo percepisco. Ci siamo ritrovati a 2 settimane dal festival a dover prima rimandare e poi cancellare la 38ª edizione. A livello economico e lavorativo, l'impatto della pandemia è stato davvero molto forte. Noi dipendenti abbiamo dovuto fare alcuni mesi di cassa integrazione e siamo stati obbligati a sospendere le collaborazioni esterne. Inoltre abbiamo dovuto cancellare le prenotazioni di viaggi e alberghi con notevoli perdite anche per il settore commerciale e turistico della città. Ci siamo trovati con una perdita che andava oltre il quarto del nostro budget. Il festival ogni anno costa all'incirca 400.000 euro. Ci sono state delle defezioni per quanto riguarda le istituzioni e gli sponsor che ci hanno sempre sostenuto. Per fortuna istituzioni come il Comune di Bergamo, il Ministero e l'Unione Europea ci hanno sostenuto, insieme a enti privati e soprattutto al nostro prezioso pubblico attraverso donazioni. Ci avviciniamo alla 39ª edizione del festival con tante incertezze e poche sicurezze. Quello che prevediamo in questo momento, guardando un po' in maniera positiva al futuro, è comunque di costruire un'edizione ibrida, quindi parte in questa sala qui del Cinema Capitol e parte con una programmazione online, avrà la struttura delle altre edizioni che l'hanno preceduta, un'edizione non monca, non limitata. Naturalmente il Bergamo Film Meeting, il suo punto di forza è anche l'incontro tra le persone, gli spettatori, gli ospiti, i registi, il desiderio è quello di rispettare quindi quella che è la nostra tradizione, perché Bergamo Film Meeting si chiama così proprio per questo suo desiderio, per questa sua volontà, per questa sua forza nel costruire anche rapporti, relazioni, contatti, che sono sempre comunque elementi che aprono al futuro. Thank you.
Grazie. Grazie. Grazie.